Diamo il buongiorno al nostro ospite, al piacentino Diego Guerriero. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sound. E con Diego spesso e volentieri parliamo delle sue imprese. L'ultima in ordine di tempo lo ha portato in Calabria e quindi insomma un'altra avventura, anche se poi vi siete dovuti ritirare poi per un racconto che c'è dietro anche rispetto a questo ritiro. Dicevo, comunque un'altra avventura molto affascinante. Sì, intanto ringrazio Radio Sound per seguirmi davvero ormai in questi anni tra un'avventura e l'altra. E sono davvero contento anche di poter avere voce per poter raccontare sì la Trevette, questo evento sportivo che mi ha portato in Calabria e che è stata un'emozione unica giorno per giorno, anche se, come giustamente ricordavi, non l'ho portata a termine per problemi fisici, ma mi ha regalato comunque un'esperienza che ha insegnato tanto e che mi rivedrà la prossima anno di nuovo tra le file degli atleti in partenza. Entriamo nel dettaglio di questa esperienza. Un evento sportivo ultra trail, poter cercare di combinare sport con conoscenza del territorio, soprattutto della Sila, territorio che confesso anch'io ho sempre sottovalutato e non avrei mai magari esplorato se non con la scusa di questo tentativo di partecipare a un evento piuttosto estremo, tra virgolette. È un winter trail, quindi vuol dire che è un evento invernale e si può partecipare sia con biciclette denominate fat bike, quindi mezzi predisposti per poter camminare sulla neve, oppure a piedi o con gli sci. A quattro distanze, da 20, 40, 80 e 140, ma quest'anno c'è stata la novità, l'evento a cui ho partecipato io, denominato Aria, un percorso di 250 km, tutto naturalmente nei boschi, nelle montagne della Sila, che ci hanno portato davvero a visitare Sila Grande, Sila Piccola e le Trevette. Appunto l'evento si chiama Sila Trevette, di un territorio davvero stupendo, meraviglioso. Cosa porterai maggiormente nel cuore da questa esperienza? Allora, sicuramente, oltre alla natura incontaminata, è un'aria, proprio il nome dato all'evento Aria parte dal fatto che qui in Calabria è l'aria più pulita d'Europa, proprio perché non c'è contaminazione umana, tra virgolette, non c'è inquinamento. Poi soprattutto davvero il contatto umano dei partecipanti, ma soprattutto degli organizzatori, di tutte le persone attorno all'organizzazione dell'evento, dei calabresi che ci hanno accolto a braccia aperte, ci hanno davvero fatto sentire a casa e ci hanno dato una mano ogni volta che abbiamo avuto bisogno, sia per chi si è ritirato, sia per chi ha continuato a partecipare, solo per far capire la difficoltà dell'evento. Per la distanza di 250 km eravamo iscritti in 10, e solo 4 persone, ma in particolare 3 di queste, possono dire di aver portato a termine l'impresa, anche nonostante la necessità di dover accorciare la traccia, la distanza, impossibilità soprattutto del territorio, perché poi sabato sera è iniziato a nevicare, quindi poter andare avanti è stato sempre più difficile. Poi avete portato un messaggio di pace anche in questi giorni, se non sbaglio. Sì, guarda, la cosa tra virgolette brutta è stato il partire in una gara proprio il giorno che sono iniziati i bombardamenti in Ucraina, e quindi la testa spesso e volentieri nella solitudine del bosco, spesso volentieri a me ma anche agli altri partecipanti, ci ha riportato questa coincidenza che per qualche volta nel bosco, nella solitudine, ha tolto il sorriso e ci ha fatto pensare molto alla fortuna che abbiamo in questo momento a poter vivere in un paese in pace, quindi essere vicini alla popolazione ucraina che sta vivendo un momento di difficoltà. C'era anche un aspetto benefico. Sì, come ogni volta che partecipo a qualche evento, come tu ormai ben sai, come anche gli ascoltatori Radio Sound si ricordano, se non è per Avis o per azioni benefiche come Tandem Volante, questa volta sono testimonial dell'associazione di Pinerolo, che si chiama Ci Sono Anche Io, che si occupa di ragazzi disabili con malattie rare, che si è prefissata entro la maratona di Torino, che avverrà a fine marzo, di raccogliere fondi per poter acquistare una casa da dedicare all'aiuto di mamme in difficoltà, in situazioni familiari difficili, con bambini disabili o comunque con situazioni in cui non sono indipendenti. So che non stai mai fermo, progetti futuri? C'è la donata degli alpini, che ricordo da 2 anni non viene effettuata per colpa del Covid, quindi in realtà stiamo effettuando un'operazione di beneficenza proprio a Rimini, dove avverrà la donata degli alpini, e se tutto va bene, se i piani riusciranno a delinearsi, dovremo partire in pedalò da Piacenza per arrivare
lungo il Po fino a Rimini e regalare questo pedalò all'Unione Ciechi di Rimini per dare possibilità ai ragazzi disabili di poter praticare attività sportiva grazie all'aiuto dei loro assistenti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi di tutto, come sempre, dello spazio che mi dedicate. Grazie. Diego Guerriero, ospite di Radio Sound Piacenza 24.